ciao, benvenuti in un nuovo video, io sono Lilla. Oggi back to school, ma totalmente kawaii ovviamente. Guardate con me il pacco che mi è arrivato. Ho selezionato alcuni oggetti che per me sono essenziali al ritorno a scuola e soprattutto per tutta la durata delle lezioni. Qualcosa che ci aiuta a studiare e ad essere sempre allegri durante lo studio. Il primo oggetto che ho scelto di prendere sono delle pillole con le faccine, quindi delle emoji che sono degli evidenziatori. Infatti avrete notato che ogni volta che leggete una pagina in realtà sono poche le cose, i concetti da dover ricordare. Questo perché durante lo studio chi cerca di spiegarvi un concetto deve usare molte parole, ma voi in realtà dovete ricordare solamente due o tre cose. Ecco perché ho deciso di prendere una cosa essenziale nello studio, che sono gli evidenziatori. Però ho deciso di prendere qualcosa che sia veramente super kawaii. Guardate, ve le faccio vedere una a una. C'è il verde, il giallo che sembra piuttosto spaventato, il viola che è decisamente innamorato, con gli occhi a cuore. Poi c'è l'arancio che è molto felice, secondo me sta già vedendo la fine dell'ora. Questo rosa che è carino, a me sembra un orsacchiotto, un panda, un cagnolino. E poi c'è l'azzurro, questa è la mia tipica faccia, con gli occhi stretti così. Andiamo a vedere se sono veramente scriventi però. Azzurro, verde, giallo. Wow, il giallo è fantastico. Viola lo metto qua. Arancio. E ultimo, rosa. Direi che scrivono benissimo. Studiare evidenziando a me aiuta tantissimo e se lo faccio con delle pillole che sono super kawaii mi aiuta ancora di più a ricordare i concetti. Uno dei consigli che vi posso dare è di seguire dall'inizio le lezioni perché riuscirete a memorizzare tutto e sottolineando con diversi colori questo sarà ancora più facile. Altro oggetto kawaii che non manca nel mio astuccio è questo. Voi direte un panino, sì, quello anche non manca mai vicino a me, però questo, questa specie di hamburger, pacchettiamola insieme. In realtà, guardate, è un tempera matite. Questo perché un altro consiglio che vi do è di prendere moltissimi appunti. Quello che dice la vostra insegnante, il vostro insegnante, è ancora più importante di quello che troverete scritto sui libri in realtà. Quindi, quando potete, prendete appunti. Allora, voglio farvi vedere, dopo rifaccio la punta, quanto è carino questo panino. Praticamente c'è la prima fetta di pane e, sorpresa sorpresa, all'interno ci sono delle gommine. La prima gommina è un gelato e la seconda sono delle patatine fritte, scritte in un modo un po' strano. E oltre qui c'è in mezzo uno scompartimento segreto dove potrete mettere dei bigliettini, magari vi siete scritti un bigliettino e volete consegnarlo al vostro miglior amico, alla vostra migliore amica. Qui potete metterlo qua, c'è lo schifo che ho appena fatto, adesso devo svuotarlo e rifare la mina. Questo effettivamente è comodo perché se voi non vi potete alzare e dovete fare la mina, la potete fare direttamente al banco. Quindi il secondo segreto secondo me per andare subito come delle schegge a scuola è prendere molti appunti. Un'altra cosa che ho preso molto kawaii e che vi piacerà tantissimo, vi lascio il link in descrizione perché ci sono tantissimi soggetti. Io ho preso quelle piene di dolci, ma c'erano le patatine, gli animaletti. Andatemi a dire di questi, vi lascio appunto il link qual è il set che preferite perché ce ne sono tantissimi. Allora, e anche degli evidenziatori ci sono tanti set, quindi potete dirmi quale preferite. Intanto guardate quanto è carino questo micio che si fa il succhino di frutta. E anche questo coniglietto con gli occhiali. Oh! Un altro segreto secondo me non è tanto avere delle gommine, perché è facile avere delle gommine o delle gommine carine, ma è avere la capacità di cancellare i propri errori e di tornare sui propri passi. Quando siete in un ambiente con tante persone, quindi compagni, magari compagni nuovi o insegnanti, cercate di essere elastici e anche di essere in grado di dire ok, ho sbagliato. Ed è questo uno dei consigli che voglio darvi. Quando siete in una comunità cercate sempre di non essere rigidi con voi stessi. Questo è il consiglio che mi sento di dare. E oh, che delizia! C'è il gelato. Oh, ma è bellissimo! Guardate come è fatto bene il cono. Poi c'è la coppa con le fragole, la panna e la pallina di gelato. Ma sembra vera. Tra l'altro, secondo me
Io la voglio usare per le mie bambole, non la voglio usare per cancellare. Questa pizza che sembra una pizza all'americana con funghetti, peperoni e quant'altro. Mi fa venire fame. Un'intera torta di compleanno con Happy Birthday. Un cupcake, ovviamente rosa, col frosting rosa. E poi questa torta che forse, questa pastina, che forse è quella che meno mi piace perché sembra meno veritiera. E sono tutte smontabili, sì! Ecco qua, lo immaginavo. Sono tutti pezzi smontabili, vedete? Ta-da! Non ho mai capito come mai facessero le gommine smontabili, ma se sapete il segreto, ditemelo! Il sacchetto Banggood è finito, ci sono i loro biglietti da visita e 11° anniversario! Ehi, auguri Banggood! Ci sono le offerte per tutto settembre, dalle 10 del mattino. Cosa vuol dire? Ah, c'è un codice, usa questo codice 11ANNV5 per avere questo sconto. Vabbè, ve lo faccio vedere così. Così se volete utilizzarlo, potete utilizzarlo. Oddio, spero che si possa far vedere o che non sia solo per me. Boh, vabbè, io ve lo faccio vedere. Vi avevo detto 4 consigli kawaii. Io vi voglio dare un altro consiglio che è legato alla sfera kawaii. Kawaii vuol dire carino, ma non vuol dire solamente carino esteticamente, vuol dire carino nei modi di fare. E quindi un consiglio che vi do per iniziare la scuola, per il ritorno a scuola, è cercate di essere carini per prima voi con gli altri, perché il segreto per iniziare al meglio la scuola è essere carini. Soprattutto se voi vi presentate con delle cose carine, può essere che gli altri vi giudichino e inizino a dire ma perché vieni a scuola con queste cose che a me non piacciono, perché magari le persone possono additarvi e dire ma ti prego veramente vieni a scuola con questi, e potreste avere difficoltà davanti a queste persone. Ebbene, io vi dico, provate a sorridere e loro non avranno più nulla da dirvi. Vi assicuro che davanti a un sorriso, invece se voi rispondete magari stupiti o in malo modo, le persone avranno modo di attaccarvi, e davanti a un sorriso è molto difficile che qualcuno vi attacchi. Questo era il mio ultimo consiglio kawaii. Scrivetemi se anche voi avete deciso di portare a scuola delle cose kawaii per aiutarvi a studiare e a studiare meglio in un modo felice. Io ho sempre studiato così e vi devo dire che mi sono trovata molto bene tra i miei arcobaleni e le mie faccine sorridenti. Ragazzi, un bacione, arriveranno altri video così molto kawaii, ma invece che stritolarvi d'affetto, questa volta vi dico auguri a tutti, in bocca al lupo, grandissimo inizio d'anno scolastico a tutti e mi raccomando, siate i migliori, forse anche i migliori a portare la merenda più bella della scuola.